Salve a tutti, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi andremo a vedere come creare un'offerta per vendere i nostri prodotti sulla nostra pagina Facebook. L'altra volta avevo fatto vedere un altro tutorial dove spiegavo le nuove funzioni che vedete qui adesso, queste qua, che sono state inserite da novembre scorso. Oggi andremo a vedere una nuova impostazione. Allora, per vedere questa nuova impostazione andiamo sulla nostra pagina Facebook. In questo caso, come test, ho preso la mia pagina prima offerte online prima infanzia. Clicchiamo qui dove c'è, come se dovessimo scrivere un post. Vedete che vi appare questa iconcina, tagga un prodotto. Clicchiamo. Qui possiamo scegliere un prodotto che abbiamo già inserito, ma nel nostro caso mettiamo che non ci abbiamo nulla, perciò crea un nuovo prodotto. Andiamo a inserire delle foto del nostro prodotto che vogliamo vendere. In questo caso io scelgo questo prodotto. Ok, andiamo a inserire, magari mettiamo più foto. Prendiamo questa, prendiamo questa e prendiamo questa. Ok, fatto questo, praticamente andiamo qui, mettiamo le foto in questione. Allora, noi possiamo scegliere di prendere le foto che ci sono dentro la nostra pagina o dal computer. In questo caso scegliamo computer, seleziona file, prendiamo questa, aspettiamo che carica. Usa foto e così facciamo con le altre foto. Fatto questo, mettiamo il nome del prodotto. In questo caso è questo qua. Mettiamo il prezzo. Mettiamo una descrizione del prodotto. Mettiamo l'URL in questione che manda al prodotto che vogliamo vendere. In questo caso io mi affido a questo sito di Amazon. Ok, poi fatto questo facciamo praticamente l'impostazione salva. Ok, fatto questo possiamo scegliere un'ulteriore opzione, quella praticamente di restringere il pubblico potenziale nella sezione delle notizie di questo post. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi inseriamo dei tag di ricerca, praticamente le persone che gli interessa quel suddetto prodotto, ammettiamo io ho devo comprare un triciclo a mio nipote, a mio figlio, o voglio fare un regalo, e sono interessato a questi prodotti su Facebook, cerco sempre questi prodotti. Allora noi possiamo inserire dei parametri che l'utente può trovare facilmente il nostro prodotto. Ok, come si fa? Allora andiamo subito a vedere. In questo caso io adesso non andrò a cercare le chiavi di fare un'analisi di keyword, un'analisi una ricerca strettamente personalizzata. Andrò solo a farvi vedere come funziona. Allora facciamo giocattoli, e qui ci sono varie impostazioni, scegliamo quella che ci aggrada di più.
E così praticamente mettiamo tutte quelle che ci interessano. L'età, cioè l'età dell'utente, quanti anni deve avere per, in questo caso, dato che è per bambini, cioè si presume che hai un figlio o anche, può essere anche uno zio, però a 13 anni è difficile. Facciamo da 20 anni fino a 40 anni. Ok, genere tutti. Possiamo scegliere uomini, donne, però tutti in questo caso. Luogo facciamo abbastanza larga come ricerca, facciamo Italia. Lingua, mettiamo italiano. E possiamo scegliere anche gli altri dati demografici. Che cosa sei? Cos'è? Ora andiamo a cliccare. Situazione sentimentale o livello di istruzione. Ci interessa sentimentale. Perché questo? Perché andiamo a cercare. È inutile che io metto single con un prodotto, in questo caso con questo prodotto, perché è più facile che interessa a persone sposate, persone che hanno figli, giusto? Perciò andiamo a selezionarla. Scusate, ok, mettiamo impegnato, poi mettiamo sposato, in questo caso non mettiamo nient'altro, chiudiamo, scendiamo, andiamo più in basso. E adesso qua ci fa una stima di persone interessate. Ora a me praticamente vedete che è un basso interesse, perché non ho messo delle vere e proprie chiavi di potenziamento, che sarebbe diventato il tutorial sarebbe stato troppo lungo. Però se io metto qua, mettiamo anzi mettiamo così, facciamo così, virgolette, le chiudo, scusate, vedi, giocate prima infanzia, mi appaiono delle cose molto più ristrette. Amore, baby, giocato di prima infanzia. Poi rimettiamo nuovamente giocato di triciclo. In questo caso non mi dà nulla, perciò cerco qualcos'altro. E così praticamente scendiamo. Naturalmente piano piano scendiamo, mettiamo delle chiavi giuste. Adesso, come ho detto, non lo facciamo perché praticamente diventerebbe troppo lungo il tutorial. Facciamo salva. In automatico appare la targetizzazione. Qua c'è tutti i nostri dati che abbiamo impostato. Scriviamo un post per il nostro prodotto che vogliamo sponsorizzare. Facciamo pubblica.
Ecco qua che vi appare praticamente il prodotto, ok? L'utente che è interessato visualizzerà questo prodotto qui. Cliccherà, in automatico andrà indirizzato alla pagina, andrà a essere inserito nella pagina di destinazione e comprerà il prodotto. Con questo tutorial è tutto, spero di essere stato utile. Vi invito a commentare il video e vi metto anche altri video alla fine di questo tutorial. Ciao e alla prossima!